Più del 10% delle morti nel mondo sono dovute alla pressione alta, tanto da farle godere del triste primato di più importante fattore di rischio di morte. L'ipertensione, il nome medico con cui si indica la pressione alta, è responsabile di milioni di morti ogni anno perché è in grado di danneggiare praticamente ogni organo del corpo. Ma la buona notizia è che controllarla è molto più facile di quanto si pensi. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di inquadrare meglio la questione. Cos'è la pressione del sangue, innanzitutto? Le arterie sono i vasi che si occupano di portare il sangue ricco di ossigeno dal cuore al resto dell'organismo. La pressione del sangue è una misura della forza applicata contro le pareti delle arterie dal sangue che scorre. Sappiamo già che se è troppo alta è pericolosa, ma perché sarebbe un problema anche se troppo bassa? Immaginatevi di essere in giardino e dover bagnare l'orto con una pompa. Se aprite troppo poco il rubinetto, la pressione sarà insufficiente per raggiungere le piante più lontane. Ma se lo aprite tutto, la pressione dell'acqua aumenta e riuscirete a bagnare anche le carote, quelle là in fondo, le ultime in fondo. Nel nostro organismo vale un po' la stessa cosa. Il cuore si occupa instancabilmente di pompare il sangue nell'organismo per tutta la vita, facendo in modo che anche la punta dell'alluce riceva tutto il sangue che gli serve per trarne ossigeno e sostanze necessarie. Cosa succede però se alziamo troppo la pressione? Succede la stessa cosa che ti è capitata quando hai gonfiato un po' troppo un palloncino. Le pareti cedono fino alla rottura. Qualcosa di molto simile succede nel nostro corpo, ad esempio quando si rompe un aneurisma o in caso di ictus emorragico. Ma il nostro corpo è infinitamente più complesso di un palloncino. E in realtà, ancora prima di arrivare alla rottura, si verificano una serie di altre gravi complicazioni, come ad esempio un inutile affaticamento del cuore, perché poi in fondo tutto parte da lì, anche se poi ci sono altri fattori, come un progressivo indurimento dei vasi, che possono ulteriormente peggiorare la situazione, innescando un circolo vizioso. Facciamo un altro esempio e pensiamo a un condominio. Sia la cortese anziana signora Maria, quella del primo piano, quanto il molesto inquilino Roberto del decimo hanno un uguale diritto di avere l'acqua che esce dal rubinetto, a prescindere dalla loro simpatia. Per fare in modo che anche quell'antipatico di Roberto abbia abbastanza acqua per farsi la doccia, che ne avrebbe anche bisogno, è necessario che la pressione dell'acqua sia sufficiente a portarla così in alto, fino all'ultimo piano, ma non troppo alta da rischiare di rompere i tubi di tutto il condominio. Per questo è così importante che la pressione sia corretta, né troppo alta né troppo bassa. E allora forza, andiamo a misurarla. Quando misuriamo la pressione, quello che otteniamo sono due numeri, perché il numero più alto, quello che chiamiamo pressione massima, è la pressione esercitata dal sangue nel momento del battito del cuore. Tra un battito e l'altro, invece, quando il cuore riprende fiato, la pressione diminuisce fino al valore che chiamiamo pressione minima, il numero più basso. Qual è più importante dei due? Me lo chiedete spessissimo. Allora, l'ampia letteratura scientifica disponibile permette di affermare con ragionevole sicurezza che generalmente una sistolica, cioè la massima, alta, sia più pericolosa di una diastolica, cioè minima, alta, perché è maggiormente correlata al rischio di sviluppo di eventi cardiovascolari. Attenzione però, si tratta di considerazioni generali che vanno poi calate e contestualizzate caso per caso in base all'anamnesi dei singoli pazienti, valori pressori, storia clinica, età. E non dimentichiamoci della pressione differenziale, ossia la differenza tra i due valori, anch'essa estremamente importante. Quali sono le complicazioni legate a una pressione troppo alta? Abbiamo già accennato al rischio di rottura del vaso sanguigno che sia costantemente esposto a una pressione eccessiva, come il palloncino. Ma elencare i rischi cui si va incontro è qualcosa che fa venire letteralmente i brividi. Malattie cardiache, infarto, ictus, aneurismi, insufficienza renale, demenza, sì, ho detto demenza, e potremmo ancora continuare. È da pelle d'oca. Sì, Roberto, abbiamo capito che è un argomento che ti sta a cuore, ma vogliamo dei numeri. Quindi quanto deve essere? Quali sono i valori normali della pressione? Già vi sento anche a distanza. C'è qualcuno che sta dicendo, questa la so, 80 più l'età. Assolutamente no. I valori ottimali di pressione sono gli stessi per un ventenne come per un novantenne.
L'aumento della pressione arteriosa con l'età non è un meccanismo naturale, ma è nella maggior parte dei casi la conseguenza di uno stile di vita sbagliato. E questo lo sappiamo grazie allo studio di popolazioni rurali rimaste immuni ai cambiamenti dello stile di vita del mondo occidentale, le nostre insomma. I valori normali di pressione sono stati inizialmente definiti sulla base dei valori compresi tra due deviazioni standard relative alla media delle pressioni rilevate in una popolazione numericamente consistente. Questa è la spiegazione che ne dà Wikipedia, ma che possiamo sostanzialmente riassumere così. Prendiamo qualche decina di migliaia di persone in buona salute. Ne misuriamo la pressione e vediamo sostanzialmente quale sia l'intervallo numerico che ne comprenda la maggior parte. In realtà, però, detto tra noi, è più complicato di così. Anzi, è davvero un casino se mi passate il tecnicismo. La pressione del sangue infatti varia a seconda della distanza dal cuore, vi ricordate il condominio, la signora Maria del Primo e il signor Roberto? Aumenta nelle prime ore del mattino e diminuisce con il passare della giornata, e tra l'altro non è un caso che la maggior parte degli episodi di ictus si verifichi proprio in questi orari, e poi ancora in base a età, sesso, etnia e tanti altri fattori. Nel tempo poi i ricercatori hanno iniziato a tenere conto non tanto della media della popolazione, ma di quello che sembra essere il valore ottimale in termini di prevenzione. Questo approccio, d'altra parte, presta il fianco ad alcune critiche, perché c'è chi sostiene che sulla base di quest'idea le case farmaceutiche spingano sempre più prepotentemente i valori verso il basso, così da poter dare la pastiglietta a tutti quanti. Le ultime linee guida europee hanno un approccio che mi piace di più, secondo cui la pressione alta è definita come il livello di pressione arteriosa per il quale i benefici del trattamento, che si tratti di stile di vita o farmaci, superino inequivocabilmente i rischi del trattamento. Per tutte queste ragioni le linee guida non sono perfettamente sovrapponibili nei valori considerati normali e insomma è un vero pasticcio, come abbiamo detto, ma mettiamola così. A patto di non avere disturbi come capogiri, stanchezza, debolezza, più è bassa e meglio è. Più è bassa e meglio è. Come il battito cardiaco, vi ricordate? Quasi tutte le linee guida indicano come valori ideali quelli inferiori a 120 e 80. 120-80. Il nostro Istituto Superiore di Sanità, come peraltro anche l'OMS, considera tuttavia normali valori inferiori a 140-90. Ma di nuovo, come per i battiti, normali non significa ottimali. Sempre citando l'ISS, si parla di pressione arteriosa elevata, ipertensione arteriosa, quando misurazioni effettuate a entrambe le braccia, più volte consecutive e in giorni differenti, evidenzino valori superiori a 140 e o 90. Questa è una generalizzazione perché è necessario rendere in qualche modo facilmente comprensibile un concetto che, come abbiamo visto, è tanto semplice quanto complesso nelle sue sfaccettature. Quindi i valori e l'interpretazione cambieranno drasticamente in base agli eventuali altri fattori di rischio del paziente, familiarità per eventi cardiovascolari, storia clinica, attività fisica praticata e o sedentarietà, eventuali altre malattie, tutti i fattori che concorrono a caratterizzare il rischio vascolare di ciascuno di noi. Ma quali sono i sintomi della pressione alta? Come la riconosciamo? L'antipatico soprannome della pressione alta è killer silenzioso, perché è tanto letale quanto invisibile nella sua azione. Quando la pressione inizia a salire, non causa alcun sintomo, nessun disturbo, nulla che possa far sospettare che qualcosa non vada per il verso giusto. In alcuni casi, soprattutto quando è passato già molto tempo senza che il paziente si sia accorto di nulla, periodo durante il quale però probabilmente la pressione è progressivamente cresciuta, possono alla fine comparire disturbi quali mal di testa, disturbi della visione, perdita di sangue dal naso, frequente rottura di capillari negli occhi, ronzio percepito nelle orecchie o anche una sempre più severa disfunzione rettile per noi ometti. Ma lo ripeto, sono sintomi indicativi di valori veramente elevati, propri della cosiddetta crisi ipertensiva, oppure sintomi che si manifestano a distanza di anni da quando è iniziato il problema. E le cause? Quali sono le cause della pressione alta? Perché si alza questa maledetta pressione? Questa la smarchiamo abbastanza velocemente.
I casi in cui ci sia una malattia di base a causare un pericoloso aumento della pressione sono davvero, davvero pochissimi rispetto alla quantità di soggetti ipertesi. E allora malattie renali, diabete, alcune malattie ormonali e anche un possibile effetto collaterale di alcuni farmaci possono effettivamente essere una spiegazione. Ma secondo l'NHS inglese questo avviene solo in un paziente su 20, mentre per tutti gli altri la ragione va cercata nello stile di vita. Troppo sale nella dieta, troppe calorie, quindi problemi di sovrappeso, franco-obesità, troppi grassi di origine animale, pesce escluso, sedentarietà, fumo, alcolici, stress cronico, sonno insufficiente e o di cattiva qualità. E poi c'è la genetica, qualcuno è più fortunato, qualcuno è meno, dobbiamo dirlo. Ma in genere lo stile di vita ha un effetto preponderante sulla genetica. Rimane infine una parte di pazienti in cui l'aumento appare inspiegabile, che definiamo ipertensione idiopatica o essenziale. Come la abbassiamo? La pressione? Una pressione arteriosa elevata, se scoperta per caso in assenza di disturbi o altre patologie, deve essere inizialmente tenuta sotto controllo per almeno 6 mesi, misurandola regolarmente e modificando lo stile di vita. Perdere peso se necessario, alimentazione, ma ne parliamo meglio tra poco, esercizio fisico ovviamente compatibile col proprio stato di salute, ma almeno 150 minuti alla settimana. No al fumo, riduzione o eliminazione degli alcolici, riduzione della caffeina, anche se in realtà questo è molto dibattuto, soprattutto per i soggetti in cui il consumo sia abituale, ma in ogni caso si fa in fretta a provare, via per una settimana e si verifica facilmente. Quando lavoravo in farmacia spesso sentivo dire: dottore, non voglio iniziare a prendere farmaci perché so che poi dovrò prenderlo per sempre. Ma questo non è vero in senso assoluto, perché se cambiano le condizioni che hanno portato allo sviluppo dell'ipertensione, la pastiglietta in molti casi si può sospendere con. L'ho visto capitare con i miei occhi e ci sono casi in letteratura, ma vi faccio alcuni esempi pratici. In caso di sovrappeso, perdere 10 kg si traduce in una riduzione della pressione che può raggiungere anche 10 mm di mercurio. Una dieta particolarmente attenta e mirata può consentire di ridurla anche di 14 punti. L'attività fisica praticata quotidianamente, e attenzione, non sto parlando di correre maratone, ma di mezz'oretta di camminata veloce, vi regala quasi altri 10 punti. Spesso inoltre i risultati sono sinergici tra loro, cioè l'abbassamento totale diventa maggiore rispetto alla semplice somma delle parti. Ecco perché l'orientamento attuale prevede di osservare l'andamento per qualche mese, correggendo lo stile di vita, prima di passare eventualmente ai farmaci. Però dobbiamo metterci del nostro ed impegnarci davvero. A questo proposito vi ricordo che è molto più facile introdurre gradualmente nuove abitudini piuttosto che pensare di voltare pagina da un giorno all'altro dopo una vita di stravizi. Quello che intendo dire è che non riuscirete a mangiare un'insalata senza sale se fino a ieri ne spargevate a mo' di bufera di neve in montagna. Ma riducendolo gradualmente, un po' per volta, il gusto si abituerà senza troppa fatica, soprattutto se impareremo a aiutarci con spezie e altri condimenti. Ma ti dirò di più, ci sono studi che dimostrano che anche solo iniziare a mangiare più frutta e verdura senza modificare nient'altro permette di abbassare la pressione. Questo probabilmente grazie all'aumento dell'introito di potassio e fibra. Su questo tema chiaramente servirebbe un video tipo corazzata Potionkin. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Ma il punto chiave che vorrei che ti rimanesse è questo. Anche piccoli cambiamenti, se mantenuti nel tempo, possono portare a grandissime differenze. Se sei obeso non serve raggiungere il peso ideale per vedere migliorare la pressione. I valori cominciano a scendere già dai primi chili persi. Se fumi un pacchetto al giorno, scendere a 15 aiuta già. Se non fai alcun movimento fisico, anche solo fare un paio di piani di scale 2 volte al giorno aiuta. Ovviamente si tratta di punti di partenza, non di arrivo, ma vedere da subito un risultato ti stimolerà a migliorare giorno dopo giorno e a raggiungere grandi risultati nell'arco dei 6 mesi di cui parlavamo prima. Ma dicevamo del mangiare. Non sono un nutrizionista, quindi mi limiterò a elencarvi giusto alcune linee guida. Limitare il sale in tutte le sue forme, quindi non solo quello che aggiungi tu a tavola, su cui tutto sommato, se vuoi, puoi avere un certo controllo. Ma attenzione anche e soprattutto a quello presente negli alimenti industriali.
abituati a leggere le etichette dove il sale è riportato per legge. Secondo l'OMS non andrebbero superati 5 grammi al giorno totali, mentre mediamente in Italia ne consumiamo circa il doppio, in alcune regioni anche di più. Aumentiamo il consumo di potassio, ma per farlo è sufficiente consumare abbondanti quantità di frutta, non solo banane, verdura, legumi e cereali integrali. E allora impariamo a impostare la nostra dieta su questi 4 gruppi, ve li ripeto: frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Questo ci renderà anche molto più semplice perdere peso, altro fattore chiave nella gestione della pressione alta. Riduciamo poi la quantità di grassi animali, quindi attenzione a carni rosse, salumi e latticini, mentre il pesce, come detto, fa eccezione, soprattutto quello azzurro di piccola taglia, che è considerato nutrizionalmente prezioso, anche se dal punto di vista ambientale purtroppo pone non pochi problemi. Io, ormai lo sapete, caldeggio fortemente una scelta vegetariana o magari anche vegana, ma attenzione, non è una cosa che si possa improvvisare, serve farlo con un minimo di giudizio per evitare pericolose carenze. Ma è ormai fatto accertato che una dieta incentrata sul mondo vegetale, plant-based, anche se non necessariamente strettamente vegana, sia una scelta salutare tanto per noi quanto per l'ambiente. E infine attenzione agli alcolici, da limitare drasticamente o da eliminare. Altra domanda che mi fate spesso: cosa fare subito in caso di pressione alta? Purtroppo al di là dei farmaci non c'è molto che si possa fare per abbassare rapidamente valori di pressione molto elevati. Vi consiglio quindi di mettervi in contatto con il vostro medico per avere indicazioni su cosa assumere e nel frattempo cercate di rilassarvi. Anche perché si ritiene che il rischio a breve termine di un singolo episodio non sia tale da giustificare necessariamente una corsa al pronto soccorso. Anche in caso di crisi ipertensiva, ossia di valori superiori a 180-110. E quindi, quando merita andare in pronto soccorso? Argomento spinoso, per questo vi riporto le indicazioni dell'American Heart Association. In genere sarà il medico curante ad inviare il paziente in pronto soccorso quando sussista un rischio immediato di danno d'organo. Non sono quindi solo i numeri della pressione a permettere di distinguere tra urgenza ed emergenza, ma una valutazione più a 360 gradi dello stato di salute dell'individuo. Diciamo allora che misuri la pressione, trovi 180 su 120 o magari anche di più. Attendi 5 minuti e riprovala. Se la seconda lettura è altrettanto elevata, ma non si verificano altri sintomi associati, contatta immediatamente il medico per un aggiustamento dei farmaci in uso o una prima prescrizione. In caso di altri sintomi, dolore toracico, mancanza di respiro, mal di schiena, debolezza, disturbi della visione o del linguaggio, rivolgersi invece immediatamente ad un pronto soccorso, chiamando il numero unico delle emergenze e non mettendosi alla guida, chiaramente. Come avrai capito, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Ma se sei stato tanto impavido ad ascoltarmi fin qua, non voglio mettere ulteriormente alla prova la tua pazienza e mi fermo. Ma non prima di averti ricordato che prevenire o eventualmente controllare la pressione dipende molto più da noi di quanto normalmente non si pensi. Non spaventarti, segui i consigli del medico e sono sicuro che un piccolo cambiamento alla volta raggiungerai risultati straordinari. Grazie, grazie e grazie per la tua attenzione. Per errori, refusi, domande e suggerimenti sono come sempre a disposizione qua sotto nei commenti. E se ti va, ti invito a iscriverti al canale e magari mettermi un like o condividere il video per supportare il progetto. E se vi capita di trovare la pressione alta, non allarmatevi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.